Il consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti Angelo Baiguini a Chiavari sabato 23 giugno per il convegno sul futuro dei giornalisti organizzato da Tribuna Stampa 2.0. Com'è lo stato del giornalismo e com'è il futuro del giornalismo? Diciamo che l'attuale stato del giornalismo non è sicuramente dei più floridi, ma purtroppo anche all'orizzonte si intravedono semplicemente delle nuvole nere. Quindi io credo che questo convegno sia estremamente importante per cercare di riaccendere l'interesse sulla nostra professione e soprattutto per cercare di andare a riconquistare quel ruolo che i giornalisti dovrebbero avere tra i lettori, tra i cittadini, senza dimenticare che il nostro compito principale è quello di informare le persone. Quindi credo che il fatto questa mattina di essere a Chiavari per parlare di un tema così delicato e importante sia un ottimo punto di partenza. È un percorso lungo e difficile, ma sono convinto che se noi come giornalisti ci impegniamo e crediamo in quello che facciamo, utilizzando anche gli strumenti di cui disponiamo, che sono ovviamente l'informazione, potremo sicuramente fare bene e cercare di migliorare l'informazione e al tempo stesso il paese in cui viviamo. Lei rappresenta oltre 14.000 giornalisti pubblicisti Della della Lombardia. Lombardia, Certo. anche troppi. Diciamo che sì, numericamente il numero è impressionante, però cioè rappresentare 14.000 diciamo, colleghi è ovviamente un onore, perché questo mi rende orgoglioso, ma al tempo stesso è una grande responsabilità. Quindi diciamo che 14.000 colleghi si possono rappresentare se tutti sono disposti a fare la loro parte. Io da solo non posso fare nulla, ma con il loro aiuto sicuramente potremo fare tante cose per migliorare la nostra professione. E per il futuro ci sono delle riforme anche per la professione. Sì, diciamo che l'Ordine nazionale sta predisponendo una riforma da presentare al Parlamento, che ovviamente poi starà al Parlamento decidere che utilizzo farne. Fino ad oggi, purtroppo, ahimè, tutte quelle presentate fino a questo momento non hanno avuto grande fortuna. Speriamo che questa sia la volta buona per presentare una riforma veramente credibile, una riforma di svolta e soprattutto di trovare un governo che ci ascolti, che accolga le nostre istanze e che condivida con noi questa nuova partita di rilancio della professione.